direttamente sulle politiche regionali, perché partecipa alla sacralità del soggetto, restituito anche nel femminile alla responsabilità della scelta, sia pure nel puro ritmo di uno zodiaco immutabile. Per non parlare di altre esplorazioni al femminile, in altre opere di Rovella, non minori, ma certo marginali rispetto ai suoi percorsi più significativi, e per non prolungare troppo la digressione, e magari sbagliare nuovamente cartello, basterà ricordare la vita di Gesù, con la centralità psicologica e metafisica di Maria, con la sua sfida appartata, quasi vittorosa, ma centrale e determinante presenza a cada Cristo, partecipe primaria di quel progetto di fondazione del soggetto antropologico moderno. Nell'ora del destino l'ultima battuta era quella del coro. D'ora in avanti questo solo destino sarà degno dell'uomo. Centrale infatti il problema del destino, Roberto, nel tentativo di porre il soggetto fuori dai domini di un bronzio fato antico, in un periclitante ma ineludibile percorso tra necessità e libertà. La vita di Gesù ripensa i vecchi interessi cristologici alla luce di queste nuove tensioni e utilizza anzitutto la sperimentazione di un linguaggio tra saggistico e diegetico, nel quale il tracciato letterario segue il percorso teorico. Ugo Rompani, autorevolmente introducendo il volume e poi più largamente discutendolo proprio a Palazzo, disegnava un convincente quadro della riflessione cristologica e della meditazione cristica attraverso il tempo, con il risultato di costituire quella profondità di campo necessario per capire l'opera. Ma questa vita di Gesù va anche indagata come laboratorio letterario, non solo per l'interesse specifico di chi è critico letterario, ma per coglierne nella scrittura le stesse ragioni spirituali e filosofiche. L'aspetto che sorprende di più è una sorta di continua colluttazione dello scrittore con la figura del Cristo, a partire dalla consapevolezza che anche per il laico questa figura si pone come principio di contraddizione, perché nell'atto stesso di volerne estrarre una lezione antropologica, essa costringe a ripensarne il significato e il valore nei termini della trascendenza. Forse per alcuni sino ai limiti di una situazione irrisolvibile, né di tecum né di sinetum. In realtà, scrive Rovella, una vita di Gesù è sempre un grandioso fraintendimento, e tutte le ipotesi e le ricostruzioni tentate s'appostano da se stesse, nella palude di congetture le più strambe o le più falsamente sensate, quando non siano sostenuti alla fine da una fede in lui.